Se noi pensiamo che con l'idrogeno possiamo risolvere tutti i problemi dell'Ilva, siamo fuori strada. L'idrogeno non può da solo risolvere i problemi dell'Ilva. L'altra domanda è: ma allora si possono risolvere questi problemi dell'Ilva? Come? Come? Ecco, ognuno ha la sua visione. Io ho una visione di chiusura, ma ognuno poi ha la sua visione. No, io non ho una visione, perché io non mi occupo di Ilva o di riconversione industriale in senso ampio. Però posso dire che sicuramente la verniciata di verde non basta, e per invece andare in profondità su una riconversione utile all'Europa, oltre che all'Italia, oltre che ai tarantini, occorrerebbe veramente una rivoluzione copernicana, che non si può fare solo con l'idrogeno. L'idrogeno è un primo pezzo, forse importante, che io non vedrei collocato nell'Ilva, io lo vedrei collocato nella realtà tarantina,